dialogo prevede che uno faccia le domande e l'altro dia le risposte. Io le risposte non le do mai, perché le risposte stoppano la domanda, mentre è bene che la domanda lavori in ciascuno di noi, inquieti le nostre idee, metta in crisi quelle che abbiamo e se ne formano di nuove. Quindi io faccio conferenze ma non faccio domande. Dai 10 anni è stato un grande successo, un grande traguardo che abbiamo raggiunto. Che realizzare un festival di filosofia a Benevento è stata una scommessa, un'avventura, un sogno che alla fine si è realizzato. Grande è stata sempre la partecipazione sia degli studenti, sia delle scuole, sia dei partner, tra cui l'Università degli Studi del Sannio, degli sponsor. Quindi il grande sostegno che abbiamo avuto della città ci ha spinto a continuare. E oggi continuiamo con questo incontro sul linguaggio, un tema che è scaturito da tutti gli incontri che abbiamo fatto precedentemente. La finalità dell'associazione è quella di analizzare le parole, comprendere il loro significato, l'uso che ne facciamo. E il linguaggio significa proprio questo, usiamo le parole, le usiamo bene, andiamo a sistemare bene quando parliamo con gli altri e abbiamo notato che questo non accade. Ed ecco allora che questo tema del linguaggio ancora una volta viene sviluppato a 360 gradi, evidenziando il suo carattere interdisciplinare e analizzando come esistono linguaggi diversi, come sia difficile il dialogo tra lingue diverse, come sia importante conoscere bene le parole che utilizziamo. E quindi parleremo ad esempio con Dacia Marini del linguaggio violento contro le donne, il linguaggio del rispetto, ma attenzione adesso anche sul linguaggio dell'intelligenza artificiale. Faremo gli incontri con Giovanni Land, ci sarà anche a Piazza Roma 15 maggio degli stand dove i ragazzi potranno conoscere e toccare a mano come funziona l'intelligenza artificiale. Insomma, cerchiamo di non dimenticare niente di quella che è la realtà che ci circonda. L'obiettivo è analizzare la realtà, conoscerla e interpretarla e utilizzarla al meglio.